È iniziata ieri lunedì la raccolta differenziata porta a porta Scoglitte, sono stati quindi ritirati i mastelli dell'umido, mentre oggi è stato ritirato il secco indifferenziato. Per l'assessore all'ecologia Paolo Nicastro si tratta di una data molto importante per la frazione, perché segna un cambiamento epocale per la nostra comunità che si è così adeguata al resto della provincia. Abbiamo riscontrato massima disponibilità da parte dei cittadini di Scoglitte per questa rivoluzione ambientale e devo fare i complimenti a tutti i residenti che hanno sin da subito differenziato in maniera corretta. Un ringraziamento inoltre all'esponente di giunta lo ha rivolto agli esercenti della frazione che hanno iniziato, dice Nicastro, con curiosità e impegno questo percorso nuovo che permette di tutelare l'ambiente, di avere una città più pulita e di risparmiare per quanto concerne la tassa sui rifiuti. Ma per vincere questa sfida ambientale, ha sottolineato ancora Nicastro, servirà il supporto di tutti e quindi un invito ai cittadini a collaborare perché solo così si potranno ottenere ottimi risultati.